un nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo poncho ai fede che io ho deciso di chiamare poncho gardener. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato il filato della DMC linea mini magnum tweed color. Il colore che ho scelto io è il 107, che ho chiamato prato, e che è bellissimo perché appunto queste sfumature che vanno dal verde al rosa. Ogni gomitro è da 200 grammi, misura 200 metri, e io ho lavorato con i ferri del numero 9. Voglio farvi vedere altri colori presenti sul sito Filati Elsa, di cui vi lascio sempre in descrizione il link, e sono questi. Io trovo che siano dei colori fantastici per poter realizzare il poncho, però ce ne sono anche altri, li trovate tutti sul sito. Però questo è fantastico perché è molto colorato, molto femminile, mentre questo ha delle colorazioni che vanno sull'alba. Io li chiamerò alba in questa maniera perché c'è il giallo, c'è il rosa, c'è un po' beciolino, quindi ricorda molto il colore dell'alba, e io li trovo perfetti per poter fare il poncho. Per quanto riguarda il quantitativo, allora, questo poncho è una taglia SM e io ho lavorato due gomitoli con i ferri del numero 9. Per una taglia ML invece vi consiglio tre gomitoli. State attente, SM significa che se siete una taglia M, a seconda se oscillate verso la S o oscillate verso la L, di fare attenzione al quantitativo. Se oscillate SM, allora vanno benissimo due gomitoli e potete fare il poncho uguale a quello che ho fatto io. Mentre se siete una M che oscilla la L, allora in questo caso vi consiglio tre gomitoli, anche L quindi sono tre gomitoli, e di montare poche maglie in più rispetto a me, diciamo al massimo solo 4 per averla un po' più lunga, ma come lunghezza potete lavorare tranquillamente come la mia, però dovete farla un po' più lunga. Quindi io vi dico che ho montato 41 maglie, direi per una taglia M tendente alla L, quindi anche una taglia L, di andare a montare almeno un 47 maglie, giusto per avere quelle maglie in più ed avere il poncio un po' più lungo, in modo tale da diciamo essere più lungo quando lo andate a indossare. Mentre come lunghezza, quindi larghezza, come lunghezza va benissimo la stessa che ho fatto io, che sono circa 95 centimetri. La particolarità di questo poncho è il fatto che lavorate i ferri, ma anche il bordino. Vedete, qui io ho fatto un bordino forato, c'è una striscia forata qui e anche da quest'altra parte. Come si realizza? Si vanno a fare normalmente due rettangoli uguali, quindi si montano le stesse maglie, si vanno a lavorare gli stessi giri, e io naturalmente nel tutorial dico come realizzare il bordo. Si lavora poi qua tranquillamente con giri di andata e su maglia a diritto e un giro di maglia a rovescio, e poi si fa il bordino finale, e alla fine si vanno a cucire insieme i due rettangoli. Si vanno a cucire sulle spalle, qua sotto per avere chiusa e lasciare lo spazio per la manica, e 1 cm sotto, giusto per averla più chiusa e non che sballozzi troppo sotto. Potete farla anche più chiusa, ma io ve lo sconsiglio, lasciatela comunque bella larga, ma cucite soltanto di qualche centimetro. Io ho cucito di 1 cm solamente. La lavorazione è semplicissima, quindi anche chi non ha molta dimestichezza con i ferri vi posso assicurare che troverete facilissimo lavorare questo poncho, in quanto, come vi ho detto, anche quest'anno cercheremo di fare dei progetti ai ferri, però vi proporrò sempre progetti molto semplici, molto veloci, che sono comunque il mio marchio di fabbrica, chiamiamolo così. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncho ai ferri, ho deciso di utilizzare il filato della DMC linea mini magnum color tweed. Il colore che ho scelto io è il 107, che è questo colore prato. Vedete, ha le sfumature del verde e del rosa, veramente molto carino. Però, come potete vedere, ci sono anche altre sfumature. Questo pure è molto bello per poter fare un poncho dalle svariate sfumature. Comunque, lavorerò con i ferri del numero 9. Il poncho che andiamo a realizzare si realizza facendo due rettangoli identici, quindi si monteranno le stesse maglie e si andranno a fare gli stessi giri. Vi dico già che io per il mio rettangolo andrò a montare 41 maglie, in modo tale da avere, una volta finito, sistemato, lavato e bloccato il mio rettangolo, una larghezza di circa 55 centimetri.
Mentre qui ho un piccolo campione dove ho montato meno maglie. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 2 a cui va aggiunta una maglia, quindi infatti 40 più 1. Qui invece ne ho 15, quindi 14 che è un multiplo di 2 più una maglia. Quindi mi raccomando, per montare le vostre maglie, se non usate il mio stesso filato, andate a fare un piccolo campioncino per vedere, tipo ne montate appunto, vanno bene anche 15 maglie, lavorate per almeno 15 giri, quindi giri di andata e ritorno, in modo tale da vedere la larghezza quanto è e da vedere quanti centimetri sono 15 a maglie, e da lì andare poi a farvi e svilupparvi il vostro multiplo per poter avere la lunghezza desiderata. Come lunghezza desiderata dovete calcolare dalla spalla fino diciamo alla vita, tenendo sempre presente che quando si indossa un poncio il poncio tende sempre a cedere un pochettino, soprattutto quando si fanno due rettangoli, quindi per questo io sono andata sui 55 centimetri. Detto ciò, possiamo andare a fare i nostri giri. Allora, andiamo a fare quindi la lavorazione sarà tutto il rettangolo, diciamo, soltanto avremo un bordo, un po', diciamo bordino un po' diverso, però poi si lavorerà sempre in giri di andate, giri di dritto e rovescio, mentre solo all'inizio, come vi farò vedere adesso, lavoreremo in maniera leggermente diversa per avere un bordino un po' particolare, nulla di che, molto semplice. E iniziamo subito andando a fare un giro di tutte maglie a diritto, quindi primo giro tutte le maglie a diritto. In questa maniera, quindi lavoriamo tutte le maglie a diritto, quindi semplicissimo, nulla di complicato, il nostro primo giro andando a lavorare tutte le maglie a diritto in questa maniera. Sto per terminare il primo giro. Ok, lavorati le nostre 15 maglie, mi giro e vado a fare il mio secondo giro e vado a realizzare tutte le maglie al rovescio, però io la prima non la vado a lavorare, quindi vado, la porto sull'uncino, sul ferro e vado a lavorare le altre. E come vedete le lavoro tutte al rovescio. Quindi questo è il nostro secondo giro, anche questo molto semplice. Quindi ripeto, secondo giro andiamo a lavorare tutto a rovescio. Anche in questo caso la prima maglia io non l'ho lavorata, non lavorerò nemmeno l'ultima. La faccio tranquillamente passare sul ferro. Porto avanti il filo e posso andare a fare il mio terzo giro. E andiamo a fare 2 maglie a diritto, quindi una e due. Questo che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Prendo 2 maglie insieme, le lavoro a diritto e vado a fare il mio gettato. Di nuovo prendo 2 maglie a diritto e vado a fare un gettato. 2 maglie a diritto, gettato. 2 maglie a diritto, gettato, e devo lavorare questo per tutto il mio quarto ferro, scusate, il mio terzo ferro. Quindi terzo ferro stiamo andando a fare, abbiamo fatto una maglia diritta, un'altra maglia diritta e poi siamo andati a fare 2 maglie insieme a diritto e un gettato. Quindi devo continuare questo per tutto il giro finché sul ferro di sinistra non restano 3 maglie, quindi ho ancora altre due da lavorare a diritto insieme a diritto, gettato. Quando mi avanzano 3, mi restano 3 maglie sul ferro sinistro, vado a lavorarle separatamente, sempre a diritto, quindi una, due e tre. In questo caso, come avete visto, ho lavorato sia la prima che l'ultima maglia. Vado a fare il mio quarto ferro e di nuovo vado a lavorare le maglie a rovescio, però di nuovo la prima non la vado a lavorare, vado direttamente a lavorare la seconda. E lavoro tutti al rovescio, anche i gettati li vado a lavorare al rovescio in questa maniera. Quindi semplicissimo, anche i gettati li vado a lavorare al rovescio. Davvero, come potete vedere, la lavorazione molto molto semplice.
L'unica cosa, mi raccomando, quando lavorate le maglie a rovescio, non va lavorate né la prima né l'ultima maglia. Passate il filo sul davanti e possiamo andare a fare il nostro quinto ferro. Quinto ferro, lavoriamo tutto a diritto, quindi vado a lavorare anche la prima maglia a diritto e lavoro tutte le maglie a diritto. Quindi quinto ferro, tutte le maglie a diritto. Continuo in questa maniera, quindi anche il quinto ferro molto molto semplice. E mi raccomando, quando lavoriamo a diritto dobbiamo lavorare tutte le maglie in questa maniera. Bene, ho terminato anche il quinto giro. Sesto giro, tutte le maglie a rovescio, di nuovo non lavoro la prima, vado direttamente a lavorare la seconda e continuo a lavorare tutte le mie maglie a rovescio, sempre in questa maniera. Quindi io vi ricordo che nel mio caso qui sto lavorando su un piccolo campione, ma i miei rettangoli, dobbiamo fare due rettangoli, io andrò a lavorare su 41 maglie. La lunghezza dipende da quanto volete che sia lungo il vostro poncio. Come lunghezza si parla dal braccio all'altro braccio. Io penso che lavorerò almeno da gomito a gomito, quindi poi vi farò sapere naturalmente quanto lungo mi è venuto il rettangolo. Quindi sto terminando anche il mio sesto giro e non vado a lavorare l'ultima maglia e passo il filo sul davanti. Settimo giro, di nuovo tutte le maglie a diritto, quindi lavoro anche la prima maglia e vado a lavorare tutte le maglie a diritto. Non vi faccio vedere l'ottavo giro perché anche l'ottavo giro andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio. Ci vediamo direttamente per fare il nono giro. Vi ricordo solamente, quando andate a lavorare il giro successivo, quindi il vostro ottavo giro, di non lavorare nella prima né l'ultima maglia perché state facendo il giro a rovescio. Quindi adesso continuo, terminerò anche il ferro a rovescio e poi vi faccio vedere come andare a fare il nono giro. Allora, ho lavorato anche il mio ottavo giro, quindi possiamo andare a fare il nono giro e andiamo a lavorare la prima maglia a diritto, seconda maglia a diritto e poi ricominciamo a lavorare due maglie insieme a diritto. Ups, scusate, mi è scappata. Quindi due maglie insieme a diritto gettato e facciamo questo per tutto il ferro, quindi stiamo facendo come il terzo giro. Due maglie insieme a diritto gettato, due maglie insieme a diritto gettato, due maglie insieme a diritto gettato, due maglie insieme a diritto gettato. E come potete vedere mi avanzano tre maglie, quindi come abbiamo fatto come il terzo giro le andiamo a lavorare singolarmente. Ho fatto il gettato, sì, quindi una, due e tre. Mi giro i ferri, decimo giro e di nuovo andiamo a lavorare le maglie a rovescio, non lavorando né la prima né l'ultima maglia. Quindi una non la lavoro e le altre vado a lavorarle tranquillamente. E lavoro così anche i gettati, lavorando sempre tutto a rovescio in questa maniera. Con questo giro abbiamo terminato il nostro bordino, quindi niente di particolare, era solo per fare un po' più di movimento ai rettangoli, di dare più movimento, scusate, ai rettangoli. Quindi vedete, non lavoro l'ultima maglia, porto il filo sul davanti e mi giro con la lavorazione. Adesso, fatto questo, non faremo altro che andare a fare sempre giri alternati di andare, giri a diritto e giri a rovescio. Quindi non facciamo più niente, vedete, questa è la lavorazione che viene fuori.
per il nostro bordino e adesso andremo sempre a lavorare ferro diritto, ferro rovescio, fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Ma neanche, vedete qui, comunque io ho questi circa 5 centimetri che poi dovrò rifare alla fine e naturalmente vi farò vedere come andarlo a fare, nessun problema. Però adesso continuerò a lavorare ferri di andata e ritorno, quindi tranquillamente come abbiamo fatto, giro tutto diritto, giro tutto rovescio. Ricordatevi sempre al rovescio di non lavorare la prima e l'ultima maglia, in modo tale che venga una lavorazione più lineare ai lati. Poi naturalmente ognuno può fare la lavorazione come meglio crede, però io preferisco farla in questa maniera. Però ripeto, andiamo sempre solo a lavorare giro a diritto e giro a rovescio finché non andrò poi a rifare il bordino. Dunque ho ripetuto i due giri per un totale di 85 volte, quindi ho fatto giro d'andata, giro di ritorno 85 volte e adesso devo riandare a fare la parte che ho fatto qui anche da quest'altra parte, in modo da avere ogni rettangolo uguale sia all'inizio che alla fine. Quindi fatti questi 85 giri alternando il giro di maglia diritto e il giro di maglia rovescio, possiamo andare a fare il nostro giro con i gettati. Quindi andiamo a fare una maglia a diritto, un'altra maglia a diritto e di nuovo andiamo a fare invece due maglie insieme a diritto e gettato, di nuovo due maglie insieme a diritto e gettato, e continuo a lavorare così fino ad arrivare alla fine del giro. Vi farò vedere naturalmente come terminare il giro e come poi continuare. Naturalmente, come potete vedere, io adesso sto facendo il mio giro, quindi noi stiamo facendo questa parte qui e dobbiamo scendere per arrivare a fare questa parte di qua. Quindi io adesso sto facendo questa, quindi continuo a fare il mio giro di gettato, due maglie alte chiusi, due maglie insieme a diritto e gettato. Come vi ho detto, appena sto per arrivare alla fine del mio giro vi farò vedere come terminare e come poi andare a fare il giro successivo, che comunque già abbiamo fatto insieme, quindi già lo ricorderete. Sto arrivando quindi alla fine del mio giro, ho fatto due maglie insieme a diritto, qui sul ferro me ne mancano tre, quindi vado a fare il mio ultimo gettato e vado a lavorare singolarmente le ultime tre maglie, una, due e tre. Quindi mi giro e vado a fare la mia lavorazione con le maglie a rovescio. Come sempre, la prima non la lavoriamo e andiamo a lavorare tutte le altre. Quindi normalmente continuo a lavorare come ho sempre fatto, in questa maniera, lavorando tutte le maglie e anche gettati a rovescio. Continuo così per tutto il giro e poi vi farò vedere come continuare. Allora, ho terminato di lavorare anche il mio giro a rovescio, non ho lavorato l'ultima, quindi mi giro e vado a lavorare di nuovo i miei ferri, il mio ferro a diritto normale. Adesso andrò a lavorare un ferro a diritto normale, un ferro a rovescio, un ferro normale, un ferro a rovescio, quindi un totale di 4 ferri, uno a diritto, uno a rovescio, di nuovo uno a diritto e di nuovo uno a rovescio. E una volta fatto questi due giri vi faccio rivedere come andare a fare di nuovo il giro con il gettato. Quindi ripetiamo, adesso andiamo a fare un giro con a diritto, un giro a rovescio, di nuovo un giro a diritto e un giro a rovescio, per un totale quindi di 4 giri. Allora, ho terminato di fare i miei 4 giri, ripeto, una dritto, una rovescio, una dritto, una rovescio, e quindi andiamo a fare di nuovo il nostro giro con i gettati. Quindi andiamo sempre a fare le prime due maglie alte e due maglie a diritto, quindi una e due, e poi due maglie insieme a diritto e andiamo a fare il nostro gettato. Quindi semplicissimo, stessa cosa di prima. Poi farò il giro a rovescio, poi di nuovo un giro a diritto e infine un giro a rovescio dove andrò a chiudere le maglie. Quindi ripeto, io adesso vado a fare il mio giro con i gettati, quindi siamo qui, andremo a fare il giro con le maglie a rovescio,
di nuovo un giro a diritto, quindi senza più gettati, e poi il giro dietro a rovescio dove andremo a chiudere le maglie. Quindi semplicissimo anche questo. Io adesso farò questo giro, quello successivo e quello diritto, vi farò vedere direttamente l'ultimo giro, sia quello, il secondo a rovescio, nel quale andremo a chiudere le nostre maglie. Ripetiamo: gettato, rovescio, diritto, e con il rovescio andremo a chiudere. Allora, ho fatto quindi il giro con il gettato, di nuovo il giro a rovescio, un giro a diritto, e adesso andiamo a fare l'ultimo giro a rovescio nel quale andiamo a chiudere le nostre maglie. Quindi andiamo a fare sempre la prima, non la lavoro, lavoro la seconda, recupero la prima, potete farlo sia con i ferri sia come sto facendo io con le dita, e la faccio cadere. E di nuovo andiamo a fare una maglia a rovescio, prendo la maglia precedente e la faccio cadere, e continuo così. Quindi vado a fare una maglia a rovescio, mi raccomando tenete la lavorazione larga, non stringetela, e andiamo a chiudere la nostra, il nostro lavoro. Una volta terminato questa rettangolo, ne andrò a fare un altro uguale e poi li andrò a cucire insieme. Naturalmente vi dirò come sono andata a cucire, per quanto ho cucito i due rettangoli prima, però naturalmente li dovrò lavare, fermare e un po' sistemare in modo tale da averli dritti e poter andare a cucire bene i due pezzi insieme e creare appunto il nostro poncio coprispalle. Allora, io ho terminato i due rettangoli, li ho anche sistemati e cuciti. Allora vi dico che mi è venuto lungo 95 centimetri, vedete, sono entrambi i due rettangoli, li ho fatti combaciare e sono andata a fare la mia li ho cuciti sopra per creare il mio scollo. Dall'esterno verso l'interno ho cucito per circa 33 centimetri, sia da questo lato che da quest'altro lato. Quindi dall'esterno all'interno sono andata a cucire per 33 centimetri. Vi ricordo che i rettangoli alla fine mi sono venuti lunghi 95 centimetri, facendo sempre i miei 10 giri al bordino, sia da questo lato che da quest'altro lato. No, qua sono di meno perché comunque abbiamo lavorato, però diciamo che comunque mi è venuto lungo 95 centimetri, e poi sono andata a cucire lateralmente per 30 centimetri da sotto verso sopra, in modo tale da poter avere un bello scalfo per le braccia bello largo, perché vi ricordo che a me circa 55 centimetri, quindi 30 sono andata a cucire, il resto è libero, e ho fatto questo anche da quest'altra parte. Da sotto sono andata a cucire per circa 30 centimetri. Nella parte sotto invece ho fatto soltanto una piccola cucitura di un centimetro, anzi in realtà sono 2 centimetri, giusto per tenerlo ben fermo qui e non fare che si vedesse il nodino sotto. Vedete, si è creata questa sorta di punta, e ho fatto questo sia da questa parte che da quest'altra parte. Quindi ho cucito pochissimo sotto, giusto per tenere ben ferma la lavorazione. Quindi non farò alcun tipo di bordino sotto, non andrò a mettere nelle nappine, niente, lo preferisco lasciare il mio poncio così come è venuto, e quindi possiamo dire che anche questa lavorazione ai ferri è terminata.